sono Spiccicallen e benvenuti in questo nuovo video. Come avevo annunciato ieri sulla pagina Facebook, per voi è ieri, per me è oggi, comunque chiusa parentesi, oggi sono qua per farvi questo unboxing molto speciale, un unboxing di Amazon molto speciale. Perché dico essere un unboxing speciale? Perché quello che vedrete all'interno di questo pacco, che sono due libri e due graphic novel, ho potuto prenderli grazie a voi e grazie ovviamente all'affiliazione di Amazon. Oggi è stata la giornata dei pacchi, perché questo è solo uno dei tre pacchi che mi sono arrivati da Amazon. Gli altri due non ve li farò vedere, li ho già spacchettati, ma li vedrete nel book haul di fine mese. Però questo ci tenevo a farvi l'unboxing, perché comunque sono quei titoli che sono riuscita a recuperare grazie a tutti coloro che hanno acquistato tramite i miei link di Amazon. Non ho idea di chi voi siate, perché Amazon ovviamente per una questione di privacy non lo scrive, però vi ringrazio tutti quanti dal primo all'ultimo, tutti coloro che hanno usufruito dei miei link per acquistare qualcosa di cui comunque ho parlato o che vi ho mostrato e che comunque ha suscitato o la vostra curiosità o comunque vi è piaciuto come ne ho parlato e quindi eravate anche voi curiosi di poter leggere o vedere l'articolo in questione. So che questi sono quei generi di video che ricevono molto spesso polemiche, perché c'è chi purtroppo non concepisce la questione delle affiliazioni, delle collaborazioni con le case editrici, però di tutte queste cose qui ne abbiamo parlato io e Ele nella live che abbiamo fatto, dove parliamo anche effettivamente di che cos'è l'affiliazione Amazon, e ve la lascio qua a fianco a me nelle schede. Io sono affiliata ad Amazon da 2 anni, però ufficialmente lo sto usando con più sostanza da un annetto a questa parte. Infatti io lo scrivo sempre ovunque, scritto sulla pagina Facebook e sotto ogni mio video, tutti i link che io lascio verso Amazon sono tutti con il mio link da affiliata, quindi qualsiasi cosa voi acquistiate cliccando su un qualsiasi dei link di Amazon che io lascio, a me arriva una piccola percentuale che varia dai 5 al 10% in base alla tipologia di oggetto in questione, e quella piccola percentuale mi permette, una volta raggiunta una determinata soglia, che dovrebbe essere, se ricordo bene, 25-29 euro, di poter acquistare cose che mi vanno a in qualche modo aiutare ad ampliare gli argomenti da trattare sul canale. Esistono diverse modalità, principalmente due, per poter usufruire dell'affiliazione di Amazon e quindi ricevere i soldi. Una è quella del bonifico, ma quello ci vuole una soglia di cifre di soldi piuttosto elevata, e invece quella che uso io, che poi è quella che usano praticamente tutti, è quella del ricevere un buon acquisto di Amazon. Il buon acquisto che mi è arrivato giusto la settimana scorsa mi ha permesso di prendere questi 4 titoli. Non ho aggiunto nulla perché sono riuscita a rimanere all'interno della soglia, che era più o meno sui 32 euro, quindi comunque non è una cifra enorme, però mi permette comunque di prendere qualcosa di cui poi io vi andrò assolutamente a parlare sul canale. Per quanto riguarda questo primo pacco, avevo già il carrello pronto con dentro 4 titoli che volevo assolutamente prendere e parlarvi sul canale, perché so che sono titoli che sono stati molto, molto apprezzati, in molti me li avete comunque consigliati anche voi sotto i miei vari video, e quindi ho approfittato proprio di questo primo buono da Amazon per l'affiliazione per prendere questi titoli. Dalla prossima volta magari potrei fare un qualche sondaggio nella pagina Facebook o su Instagram, insomma un qualche sondaggio in cui magari posso chiedere a voi quali titoli principalmente vi consigliate da poter prendere, quindi di cui volete sentir parlare sul canale. Magari potete già farlo qua sotto, lasciarmi un commento in cui mi dite: guarda, io ti consiglio questo titolo, li metto tutti nella wish, crea proprio una wishlist apposita su Amazon in cui inserisco i titoli che mi consigliate assolutamente voi, e man mano che si va avanti e che mi arriveranno i buoni di affiliazione potrei appunto spulciare quelli e ogni volta prenderne qualcuno di quelli che mi avete consigliato voi. Fatemi sapere se l'idea vi piace, e nel caso appunto lasciatemi i titoli qua sotto, così li aggiungo proprio nella wishlist apposita che creerò. Ora direi di aprire questo bellissimo pacco. Io so che cosa c'è dentro, ma so che apprezzerete molto quello che ho preso e so che ne vorrete sentire parlare molto presto. Infatti sicuramente di 2 titoli su 4, perché di uno dei titoli ho parlato e comunque parlerò, già il video è già pronto, però voi lo vedrete il 31 di gennaio, già di un altro libro dello stesso autore, e già lì avevo anticipato che avevo messo questo titolo nel carrello. Magari non lo leggerò subito, ma sicuramente entro l'anno lo leggerò, perché voglio leggere altro di quell'autore. Basta, bando alle ciance, partiamo subito facendo vedere che cosa ho preso, grazie ovviamente a tutti quanti voi. La meraviglia delle aperture facilitate di Amazon. Qua potete già vedere qualcosina, quindi direi che partiamo dai graphic novel, dai fumetti, ok? Allora,
Il primo titolo che tiro fuori è un titolo di cui hanno parlato tutti, che da sempre, da quando si è iniziato a parlarne su BookTube Italia, ma anche in generale su BookTube americana, se ne parla, mi ha sempre molto attirato. Però devo ammettere che il suo prezzo elevato, essendo comunque una serie composta da molti più volumi, dovremmo essere tipo il sesto o il settimo adesso in Italia, e costando ognuno 14 euro, un po' il prezzo mi frenava. Appunto, ho approfittato di questo buono che è arrivato grazie a voi e all'affiliazione per prendere il primo volume di Saga di Brian Vaughan e Fiona Staples, scusate la pronuncia. Non vedo assolutamente l'ora di leggerlo, lo farò magari a febbraio, poi vi farò un bel video focus on in cui vi dico che cosa ne penso di questo primo volume e se mi piacerà sicuramente continuerò la serie, magari andando pianino, perché ripeto, costano 14 euro volume, ok, su Amazon c'è lo sconto, però insomma non sono comunque pochi per chi come me segue già tante serie in fumetteria. Il tratto è molto bello, mi piace, ammetto piacermi parecchio, stavo già facendo dei danni e sono molto curiosa di leggerlo, edito dalla Bao, e vi farò assolutamente sapere il più presto possibile. Anche questo titolo mi è stato molto spesso consigliato, in questo caso passiamo a un titolo della casa editrice Tunue ed è per di più di un autore che volevo assolutamente testare prima o poi, sto parlando di Paco Roca, e ci sono due o tre titoli effettivamente, ma in realtà tutti i titoli di Paco Roca mi interessano e mi attizzano particolarmente, però sono partita da quello suo più famoso perché comunque ne ho sentito parlare non bene di più, e sto ovviamente parlando di Rughe. Me ne ha parlato bene Ele, Mr. Tellino, me ne ha parlato bene Elisa di Afroditi Urania, me ne hanno parlato bene tutti quanti, e quindi ve ne parlerò presto perché voglio dire anche la mia e non vedo assolutamente l'ora di leggerlo. Sono sempre stata molto attratta da questa storia perché sia me ne hanno parlato bene sia me l'avete consigliato comunque in tantissimi tutti quanti voi, quindi ve ne parlerò presto. Comunque edito dalla Tunue per un prezzo di 7,90 euro, io comunque l'ho pagato sempre con il 15% di sconto, cioè pagato insomma, sì, lo trovate con il 15% di sconto. Gli ultimi due titoli, come vi ho detto, sono due libri. Il primo che vi vado a far vedere è quello che ho usato per avvicinarmi il più possibile alla soglia, in modo da non sprecare troppo e non dover sorpassare nel caso troppo la cifra del buono. Infatti ho preso I Canti di Leopardi in questa edizione della Mini Mammut al prezzo di 3,90 euro. Io ho un amore spropositato per Leopardi, amore e odio, perché insomma odio perché diciamo che la sua Mai una gioia è molto un Mai una gioia, però a me è sempre piaciuto il pessimismo cosmico di Leopardi, e mi ricordo ancora adesso il mio bellissimo 9,5 nel compito in classe che presi alle superiori, quindi la questione ci piace particolarmente. È un bel po' che non leggo niente di Leopardi e in realtà non avevo proprio niente in casa di Leopardi, quindi ne ho approfittato per prendere questa edizione dei Canti. A me piacciono molto i Mini Mammut e li leggerò ogni tanto qua e là qualcuno, perché ho voglia di leggere qualcosa di Leopardi, era un po' che ci pensavo, era un po' che l'avevo effettivamente nel mio carrello e nella mia wishlist. Ne ho approfittato così per andare a coprire la soglia del buono e l'ho preso. Però vabbè, li conoscete comunque tutti I Canti di Leopardi, quindi non mi dilungo più di tanto. L'ultimo titolo, come vi ho accennato prima, già ve l'ho nominato in un video che vedrete il 31 di gennaio, è un libro di Richard Yates. Infatti, come ben sapete, per la BookTube Italia Legge Indipendente era uscita la casa editrice Minimum Fax, e io, se mi seguite su Goodreads o su Instagram, avete visto che ho letto Easter Parade. Easter Parade mi è piaciuto tantissimo, è stato veramente un approccio fantastico a questo autore. Già in casa possedevo Revolutionary Road, che ho prestato ad Anna, che lei ha letto per il BookTube Italia Legge Indipendente, e io ho recuperato anche 11 solitudini di Richard Yates. Anche questo è un titolo di cui mi avete parlato tutti quanti bene, me l'avete consigliato in più di uno sempre sotto i miei vari video, quindi proprio ho pensato di prendere questo anche grazie ai vostri consigli, e quindi sono molto contenta e non vedo di leggerlo. Questo, se ho capito bene, è una raccolta di racconti di Yates, anche questo con Easter Parade, parte della collana Minimum Classic. Non vedo l'ora di leggerlo, di leggere i vari racconti e poi di parlarvi anche di questo qui, perché davvero sono molto curiosa, sono davvero curiosa di leggerlo e di ributtarmi all'interno del metodo di scrittura di questo autore che io ho davvero amato follemente in Easter Parade. Ed eccoli qua, questi sono i quattro titoli che sono riuscita a recuperare grazie a voi, a tutti coloro che hanno acquistato tramite i miei link di Amazon. Magari alcuni di voi manco lo sapevano che ero
affiliata ad Amazon, quindi ora lo sapete, però qua sotto trovate sempre, io non lo dico tutte le volte, però in ogni mio video trovate sempre il mio link generale, quando parlo di libri, di fumetti, di film, eccetera, eccetera, trovate sempre il link che vi rimanda direttamente all'opera col mio link d'affiliata. Qua sotto trovate anche i 4 link per questi 4 titoli. Grazie ancora a tutti coloro che mi hanno dato la possibilità di poterli recuperare, così da potervene poi parlare, dire la mia qua sul canale. Spero, ecco, che continuerete, se vi fa piacere, a supportare il canale in questo modo. Io non chiedo mai niente, però fa davvero molto piacere vedere che comunque in questo modo, anche se in modo molto piccolo, a voi piace quello che faccio, ve ne date la dimostrazione appunto aiutandomi a prendere cose che poi andranno ad alimentare i contenuti del canale. Quindi ringrazio ancora tutti quanti voi, ci vediamo in generale al prossimo video, quando ci sarà un nuovo buono al prossimo unboxing per l'affiliazione di Amazon. Grazie ancora a tutti quanti voi, io spero, ecco, che questo possa portare sempre più nuovi contenuti al canale. Noi ci vediamo al prossimo video, un bacione a tutti quanti voi e alla prossima, ciao!